Diamo inizio a questo concerto dedicato ai compositori italiani del barocco che hanno espressamente dedicato composizioni per violoncello. E in particolar modo dedichiamo questo breve concerto a quattro autori italiani, compositori italiani dall'abaco, di cui vi farò ascoltare due capricci, Giambattista degli Antoni, di cui ascolterete una ricercata, e Gabrielli, Domenico Gabrielli, di cui ascolterete due ricercari, che hanno, e infine ascolterete una toccata di Cipriani, ho detto anche Cipriano, o conosciuto anche come Francesco Paolo Supriano. Queste ricercate, ricercari che ascolterete stasera sono le prime composizioni probabilmente destinate al violoncello, quindi rappresentano i primi pezzi espressamente destinati a questo strumento. Cominciamo ad ascoltare la ricercata numero 6 di Giovanni Battista degli Antoni, un musicista attivo nella città di Bologna, fu attivo presso la Cappella di San Petronio, nell'Accademia Filarmonica, di cui divenne membro, succedette al padre come trombonista alla sua morte nella orchestra Bologna, dove era prima attivo il padre. Quindi è conosciuto per aver suonato, quindi come polistrumentista, oltre chiaramente il violoncello, anche strumenti a fiato, il trombone, fu anche poi organista e quindi un musicista sicuramente poliedrico. Allora, la ricercata, come suggerisce il nome stesso, è una composizione analoga al preludio, nel quale di tipo improvvisativo, molto ampia, in cui sono presenti episodi di natura contrapposta, alcuni ritmici, altri più cantabili ed espressivi. Ascoltiamo la ricercata numero 6 di degli Antoni. Thank you.
chiudiamo il concerto con un altro pezzo scritto da, appunto, come anticipato, Gabrielli, uno dei ricercari per violoncello solo, il sesto ricercare. Anche i ricercari di Gabrielli, come quelli di De Antoni, si caratterizzano per una varietà compositiva e un'elaborata inventiva. Infatti, da parti ritmiche, concitate, fugate, troviamo poi parti più distese e dal clima più sereno e cantabile. Buon ascolto. Thank you.
Proseguiamo con un altro ricercare, sempre di Domenico Gabrielli. Domenico Gabrielli fu un musicista molto prolifico, compose opere, oltre alla musica strumentale, opere di cui la gran parte ormai non è giunta a noi, è andata perduta, ma in vita fu molto conosciuto soprattutto come operista. Fu membro della Cappella di San Petronio e, nonostante la sua breve vita, circa 40 anni esatti, nacque nel 1650 e morì nel 1690. Compose quindi opere, ma è soprattutto ormai ricordato proprio per le sue composizioni strumentali e in particolar modo per i suoi ricercati per violoncello. Una curiosità: alcuni studiosi suppongono che i ricercari di Domenico Gabrielli possono aver dato spunto, ispirazione, possono essere fonte di ispirazione per Johann Sebastian Bach per la composizione delle sue suite per violoncello solo. È probabile che Bach sia venuto in contatto, non esistono documenti che comprovino un incontro o comunque una conoscenza diretta di Domenico Gabrielli con Bach, ma è probabilissimo che li abbia potuti ascoltare, comunque abbia potuto sentire la sua musica, in quanto la Cappella di San Petronio nell'ultimo ventennio del Seicento fallì e quindi licenziò tutti i musicisti d'orchestra che migrarono in Germania in cerca di lavoro, e quindi è probabile che Gabrielli abbia potuto diffondere la sua musica anche oltre Alpe, e quindi anche Bach li abbia potuti ascoltare, e in un certo qual modo questi rappresentano, insieme anche ad altre composizioni coeve, gli antenati delle suite per violoncello solo di Johann Sebastian Bach. Ricercare settimo. Buon ascolto. Thank you.
Bene, continuiamo il nostro concerto con una toccata di Cipriani, ho detto anche Cipriano, Francesco Paolo Supriano. Queste toccate di Scipriano hanno anche allegato un appendice molto importante per quello che riguarda lo studio del violoncello. Sono proprio indicati in appendice i principi da imparare a suonare il violoncello, così recita proprio il testo del manoscritto. Proseguiamo con Giuseppe Maria Clemente dall'Abaco, che ha composto, meno noto di Felice Evaristo dall'Abaco, musicista veronese a cui è intitolato il Conservatorio di Musica di Verona. Giuseppe Maria Clemente dall'Abaco operò soprattutto all'estero, fu un musicista molto longevo, visse addirittura 95 anni e operò soprattutto all'estero come maestro di cappella di Bonn. Nacque infatti, se non ricordo male, a Bruxelles, comunque all'estero, e poi nell'ultimo tratto della sua vita ritornò in Italia, e dove poi morì a Verona, in zone limitrofe. Ascoltiamo due capricci. Il primo, il quarto capriccio, molto interessante, perché sicuramente ha un contrappunto molto ricco dal punto di vista armonico. Io voglio dire che ricorda alcune tratti, o meglio per alcuni frammenti, le partite per violino di Johann Sebastian Bach. Ma ascoltando potrete apprezzare alcune di queste somiglianze, anche se chiaramente sono artisticamente rielaborate proprio per sembrare molto personali.
si prestano molto alla scrittura appunto per gli uccelli. Il primo capriccio è il quarto, lo farò ascoltare in re minore.
Bene, spero che questo breve concerto sulla musica italiana barocca sia stato di vostro gradimento. Ci vediamo venerdì prossimo per farvi ascoltare alcuni movimenti dalle suite di Bach, perché non ce ne sono. E vi ringrazio per essere stati connessi in questa virtuale sala da concerto e vi abbraccio. A presto e ci vediamo venerdì. A tutti un caro saluto.